si vede la coscia. No, posso. Un sarchiapone è uno strano animale inesistente che faceva parte di una bellissima storiella di Walter Chiari. Io devo parlare piano, o alzare la voce. Da grande, io di questo non cresco. Allora, prima o poi penso che finirò di studiare, poi vedremo cosa farò da grande. L'adulto. Il rapporto con i professori è molto personale. Si può dire? Una buona ragione per studiare italianistica a Zurigo è data dal fatto che comunque il fatto di dover scegliere un'altra materia, una materia secondaria, lascia come un posso rifarla. Identica di due cose, entità, cose, fatti, persone, idee. Zurigo ha questa fama di una città molto culinaria, nel senso dei dolci. È famosa la sua pasticceria Sprüngli, la caffetteria, gelateria Sprüngli, appunto, e come si chiama quell'altra? Schober, però preferisco la Sprüngli. Dato che io amo molto la cucina, soprattutto dolce, sono stata anche attratta da questa particolarità. Ho scelto di fare italianistica perché ho sentito di un certo Jacopo Ortis e volevo sapere come andava a finire. È morto. Io però me la sono vista. Ok. Questa è bruttissima. Dunque. Allora io inizio dicendo me la sono vista bruttissima. E che il caffè fa schifo. In un seminario di italiano, cosa impossibile. Chi ha capito? Un attore brutto. Il mio sosia. No, quello è più George Clooney. Paris, il personaggio mitologico, o Gaston Paris? Ah, Paris Hilton, una bella donna. Però mi dicono che quando la riprendono le gambe sono d'un'altra, e questo mi ha un po' disturbato. Sì. Potresti chiedermi tra le mie coetanee che preferisco, se Madonna o Sharon Stone? Decisamente Sharon Stone. Mazzo! Io in questo momento sto leggendo un libro, un saggio, cioè molti saggi sono, a dire la verità, anche molto efficienti, diciamo, da un punto di vista di lunghezza e di contenuto. Trattasi del Bignami. Una buona ragione per studiare italiano. È complicato. Aspetta, Una buona ragione per studiare italianistica. Andiamo a fare la persona seria, no? Aspetta. Che figurati, io ho tempo, guarda. Ho davvero tempo. Devo aspettare fino alle 12, non so come fare, sinceramente. Perché ho fame già adesso e devo aspettare finché posso andare. Che dramma! Ci
l'ufficiale del pistone? Non lo so, io ho un numero di assistenza su strada internazionale, quindi di solito chiamo, chiedo e poi mi informo su questa componente meccanica della mia moto. Suavemente besame, no. Ah, merengue! Besandome otra vez, suavemente besame. Vorrei lavorare bau bau. Perché non fare il gelataio? Perché non fare il gelataio? Cosa fai d'inverno? No, ma taglia tutto, ti prego! Io odio le telecamere! C'era una volta la mucca Vittoria. Morta la mucca, finisce la storia.